Mamma, mi brucia la testa! Perché hai sudato, mamma, e quindi ti brudono. Ma che cacchio è? Loredana! Cos'ho? Dottoressa, aspetta un attimo, guarda, vi faccio vedere la testa di Hillary e mi dica secondo lei che cosa deve essere. Oggi questa per non andare a scuola? Mamma, mi brucia la testa! Sì, vabbè, tanto ieri sarà sicuramente una delle tue scuse per non andare a scuola. Dai. Papà! Oh, questi pensano sempre che non vogliono andare a scuola. Papà! Papà! Là c'è! Mi brucia troppo la testa! E va bene, perché sei sporca, perché non ti sei lavato i capelli ieri? Non è vero! Sì, l'hanno forse... Ma no, ieri non ti sei fatta la doccia, forse per quello che ti brutono i capelli, Ilari. Comunque, sì, non fa vabbè. Niente. Va bene, Ilari, lo sai cosa sono? È tardi, bisogna andare a scuola, anzi, vatti a preparare lo zaino, va. Sì, vabbè. Mi brutterò mentre adesso basta. Lia, mi brutti la testa, aiutami, come tu ti sei rasato qua. Lia. Ah, non ce la faccio più. Lia. Che succede? Che ti urli? Mamma, e quindi ti brudono, saranno sporchi. Vogliamo provare a lavarli, sì. Vediamo che magari ti passa. Dai, vediamo. Faccio una in agevata. Ok. Si può sapere che cosa state facendo, Hillary? Quanto ci vuole ancora a prepararti? La riserva per bagno, me lo spieghi? Aspetta, stiamo controllando se veramente ha qualcosa. Ma che ha? Ma non ha nulla, dai, ma Ila, che lava questi. Controlliamo un attimo, che ci vuole? Ma lava questi capelli, dai, saranno solo. State perdendo un sacco di tempo per lavare i capelli di mattina, dobbiamo andare a scuola, per favore, veloci, dai. Ok, faglielo tu allora, dai. Glieli lavo io, che ci vuole, dai, levati. Stai più bravo, più veloce, dai. Allora, laviamo i capelli, veloce, forza, Ila, che devi andare a scuola. Aspetta. Ma che cacchio è? Ma... Loredana! Cos'ho? Ma che cavolo? Ma non hai visto che è piena di... Perché sono moscerini? Perché c'hai mosche? Che tutte cose te... Papà, mamma, dimmi dove dire che cosa ho! Senti, Hillary, io non lo so, però sei piena di cose bianche in testa. Fammi vedere, fammi darmi le mosche, tuo padre dice che c'è in testa, moscerini. Io non lo so che cos'è. Ma guarda, secondo te c'è proprio i moscerini. E guarda che guarda un po', guarda, è piena di roba bianca, di cosette bianche in testa. Ma che so, pidocchi. Hai visto? Hai ragione, Ilari. Che porca miseria, che cos'è? Io ho un presentimento, ma non ne sono certa. Forse sarà meglio chiamare la dottoressa. Ma non sarà quello che penso io? Saranno i... No, ecco perché, posso dire una cosa? Ecco perché mi stavo grattando anche io. Non è che è attaccato i bidocchi a tutti. Senti, facciamo una cosa. Chiama la dottoressa al volo e sentiamo cosa dobbiamo fare. Hillary, sto chiamando la dottoressa, Loredana, dov'è Hillary? Scusami, Hillary, esci fuori immediatamente. Hillary, dobbiamo chiamare la dottoressa. Hillary, facciamo una videochiamata alla dottoressa. Sì, ragazzi, non dice che sono qua. Oh! Sta strillando. Sì, salve dottoressa. Buongiorno. Sì, guarda, abbiamo un problema. Hillary stamattina quando si è svegliata gli prudeva la testa da morire. Sì, crediamo anche noi che siano i pidocchi, però volevamo una certezza da lei. Ah, sì, le facciamo una videochiamata, così lo vede anche lei, così ci aiuta un attimo. Non voglio tagliare i capelli, e ansia. Mamma mia, quanto mi bruci. Ila, ecco, sta chiamando la dottoressa, siamo in videochiamata. Vieni qua, dobbiamo fargli... Ila, gli devo far vedere i capelli. Dottoressa! Guarda, mi sta prendendo la testa per me. Vieni qua. Dottoressa, aspetti un attimo, guarda, vi faccio vedere la testa di Hillary e mi dica secondo lei che cosa sono questi. Aia. È piena. Cosa? Pidocchi? Oh no! Che schifo! Levati! Non mi toccare che mi riattacchi!
avanti, adesso prendete, andate in farmacia, andate a comprare quello che serve, dai. Allora, siamo arrivati fuori la farmacia e adesso entriamo dentro. Solo che ragazzi, non so se dentro ci fanno riprendere. Quindi entriamo dentro e chiediamo se ci danno qualche prodotto. No, vado io, perché tu non puoi entrare. Scusa, e cosa gli chiedi? Potrei un prodotto per i pitocchi, un pochino. Sei sicura? Sì. Va bene, allora tu entri e prova a riprenderti, ok? Poi se ci bloccano non lo so. Salve, scusi farmacista, sono qui con mia figlia Hilary. Possiamo per favore riprendere con la telecamera, così magari facciamo vedere anche ai nostri amici funghetti da casa cosa dobbiamo comprare? No, assolutamente no, è vietato usare le telecamere all'interno della farmacia. Vabbè, ma noi vorremmo solo riprendere, non riprendiamo nulla, vorremmo solo riprendere che noi insomma cosa stiamo comprando, così magari... Ho già detto che è impossibile riprendere all'interno della farmacia. E va bene, allora Hilary, spingi, dai. Spingi la telecamera, spingila. Non lo so fatto io da mezzo! È questo quello che avete comprato? Sì, da mezzo. Allora, fammi leggere le istruzioni. Allora, dobbiamo mettere lo shampoo a secco e poi passare il pettinino, ok? Comunque non lo fai anche io, perché mi potrà morire anche a me. Guarda, dai, facciamo sto lato, tanto che i capelli asciutti si fa, dai. Ho paura, chiamo papà! Allora, novità? A me mi prude la testa da morire. E ora ci facciamo tutti lo shampoo, anche tu. Hilary, per colpa tua ci ha attaccato i pitocchi a tutti. Chissà dove l'ha presi. Forse al giardino? Eh? Dai, fatti questo trattamento, forza, veloci. Dai, cominciamo, su. Al giardino. Ma perché devo farlo io? Lo faccio io allora. Mi sa che forse è meglio. Tutta la testa dobbiamo fare. Ma brucia? Sì, moltissimo da morire. No, ma che brucia? Ah, però un brude. Troppo fumo. Eh? Troppo fumo. Profuma un po'? Sì. Tanto mi assicco, neanche lo senti. Mamma! Ila, oddio! Aia. Ti sei fatta male? Così mi impari a scappare. Mettilo un po' ovunque. Madonna, Ila! Ma che capelli hai? Sembri quello dei Trolls. Sembri quella dei Flintstones. No, dei Trolls. Ah, sembri un Trolls. Bravo, vai. Gira. Ma tanto abbiamo finito, quindi vai, gira, bravissima. Fermo. Ok, adesso ci serve una cuffia. Hilary, mentre tu cerchi la cuffia me lo faccio anch'io perché mi prude da morire la testa, ok? Io sono messa la cuffia. Ecco, adesso praticamente come funziona? Con la cuffia quanto devi rimanere così? Più, così almeno non mi si attaccano. Che schifo. Stefano, puoi fare anche tu, Che, ma ti rendi conto? Ma io mi posso fare alla mia età l'altro tetto per i tocchi? Allora ti fai però. E allora mi taglio i capelli, ma io non me lo faccio l'altro tetto per i tocchi. Che schifo. Ok, goccia. Anche tu però. Anche io me lo faccio, certo. Ah, allora tu ti tagli i capelli anche tu. Dammi, no, la faccio. Ma faccio un trattamento, tu ti fai tagliare tutti i capelli. 1 hour later. Ma porca miseria, ma sembro... cioè, posso andare in giro così? Quanto dobbiamo rimanere così, Loredana, con questa cosa in testa? 15 minuti. Quanto? 15 minuti. Dai, allora, dai, facciamo attento, leviamo la cuffia. Oh, quante ce n'hai? Quante cuffie? Sì, Hilary! Ma quante cuffie hai messo? Pronta? Aia! Oh, oh. Ma bisognerebbe farlo con quelli bagnati, questo. No, questo è quello secco. Guarda, guarda lì. Guarda quante lì. Cose ci sono. Che schifo. Cioè, ti rendi conto? Che schifo. Di quanti ospiti hai? Oh, sei pronta? Ruota. Guarda. La sciacqua. Ilia, leva sti pitocchi, sciacqua. Mandali col via. Col bicchiere, dai. Che schifo. Potete sbrigarvi perché nel mentre io mi sta bruciando la testa da morire perché sarà il trattamento che non lo so, però veloci. Mi brucia la testa da morire, Hilary, colpa tua, lo sapevo. Dai, abbiamo finito sembra, su. Sì, meno male. Per oggi abbiamo finito, mi sembra che non ci sia più nulla. Dai, adesso tocca a tuo padre. Papà, è un'ora che c'è un trattamento in testa. E quindi mi sa che mo' sono cascati tutti. Papà! Hilary, mi brucia la testa da morire. Cioè, per colpa tua, che sei una pitocchiosa. E chissà dove te sei attaccata, perché sei sempre a mettere le mani per terra, a fare cose. Aia.
Ilari! Mi fa male! Aia, Ilari, mi fa, piano però, mi fa male, mi fa male. E poi mi fa male e mi fa schifo anche questa cosa che mi sta levando i pidocchi. Hai fatto, Ilari? Sì, aspetta! Dai, veloce. Ok? Ma perché non sento che mi stai passando il pettinino? Che stai facendo? Niente! Ilari, che cosa sono questi capelli? Sono tuoi. Ilari, ma mi hai tagliato i capelli? Sì, c'è i pidocchi! Cioè, mi hai tagliato i capelli, Ilari? Ma i capelli veri? Che... ma guarda che... Ilari! Guarda che è meglio che scappi, Ilari, te lo dico. Ilari, guarda che è meglio che scappi. È proprio morta! Ilari, vieni qua!